Buongiorno ragazzi, buongiorno, mi sono appena svegliata. Siamo ad Alkmaar, vicino Amsterdam, siamo nei Paesi Bassi. Siamo venuti a trovare Demelza e Vic e non ho filmato in realtà. Siamo stati qua, siamo arrivati giovedì, venerdì, sabato, oggi domenica, oggi ripartiamo. Non ho filmato perché avevo davvero bisogno di staccare un po', non da voi assolutamente, quello mai, ma dal computer, dal cellulare, da internet. Perché davvero a volte c'è davvero bisogno di, nel senso che con quello che facciamo, mi sono veramente letteralmente appena svegliata, che sono ancora veramente oscena e mezza addormentata, però volevo chiacchierare un po' con voi prima di scendere dagli altri e a volte con il lavoro che faccio è un po' difficile perché stai tutto il giorno al computer, tutto il giorno tipo davanti a un monitor, davanti al cellulare, insomma, e quindi volevo un pochino non staccare. E quindi sì, praticamente non ho acceso il computer e ho usato il cellulare minimamente proprio, quindi mi sono un po', tra virgolette, disintossicata dalla tecnologia per un paio di giorni. E oggi invece filmerò questo vlog. Oggi torniamo a casa, però questa sera, quindi in realtà abbiamo ancora tutta la giornata qui. E guardate che meraviglia, c'è un sole bellissimo, c'è un tempo bellissimo. Non c'è una nuvola, ma non solo oggi, non abbiamo visto una nuvola in cielo da quando siamo arrivati. 3 giorni di tempo bellissimo, quindi sono super 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 contenta. Adesso io scendo, mi sistemo, anzi voglio restare in pigiama anche oggi, visto che è domenica, quindi adesso mi metto il pigiamone e scendo, perché tutti gli altri ovviamente sono già svegli, perché io sono la dormigliona del gruppo e sono sempre quella che si sveglia più tardi. Guardate che carina questa casetta, ragazzi! E siamo qua con Demesa! Hi, Demesa, finally! Yes. We are together! Everybody loves you in Italy! They always are very nice! I love Italy! Yay! You have to come visit us soon! Very soon, we will, for sure! Guardate che bella questa casetta! Oh, you could see the flag above, but it's completely. Questa è la bandiera di Alkmaar, però è un po' stropicciata, raccolta, non si vede, però bellissimo. Wow, siamo proprio nel centro di Alkmaar. Segnale spento, fra qualche istante gli assetti volo ciao Puppetto. Vi daranno una istruzione di sicurezza, vi pregherò di prestare massima attenzione, da olandese per la vostra nel mercato del formaggio, vi volare con mitico. Mezzanotte e 4 minuti e oggi indovinate un po' di chi è il compleanno? Di Thomas! Sì, auguri, momento mio! Auguri, auguri, auguri! Indovinate quanti anni fa Thomas? Scrivetelo nei commenti, poi vediamo nel prossimo video se è vero. Io oggi mi sono trovata anche un mezzo ustionata. Sì, auguri! Tanti, cantiamo in coro con Thomas. Cioè, cantiamo in coro per Thomas. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri, pupetto mio, tanti auguri a te, yeah! Auguri! Siamo tornati a casuccia, sì, con le mie pantofole imbarazzanti. E cato never, e cato never, questo che dico duro bianco. Sei duro bianco. Poco poco arancione, poco poco. Duro bianco, sono un poco 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 arancione qua e qua sul nasino e sulla coda un poco arancione, sì, un poco arancione. Oddio, cazzo, devo, mi sei mancato. Oh, gatta stellina, ciao gatta stellina, ciao mia scorregionina,
Ciao! La mia mamma è stata qua via spazzolati. Si vede, gatta Stellina, sei tutta spazzolata, ma hai ancora qualche nodo, però, mamma mia, gatta Stellina, quanto pelo c'hai! L'ho spazzolata 500 volte, mia mamma pure, e comunque ha ancora qualche nodo. È proprio dura con lei. Ogni cambio di stagione, poverina, ha un sacco di nodi e perde tantissimo, tantissimo pelo. Gatta Stellina. Ciao cabina armadio! Mamma mia, devo ancora fare il cambio dell'armadio, ma vi avete chiesto in tantissimi di farlo filmando, quindi sicuramente... E mamma mia, che faccio io dopo questa giornata di viaggio? Comunque mi avete chiesto in tantissimi di farvi il tour dell'armadio, cioè di farvi il video mentre faccio il cambio dell'armadio, e lo farò sicuramente. Però sarà un video, prevedo, lunghissimo, quindi tempi biblici davvero, perché c'è davvero tanto 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 lavoro in questo studio, cioè in questo armadio per il cambio. Vedremo, sono un po' OCD, nel senso che se sono uguali le due catene, vabbè. Gatto Denver, ciao gattino rudo bianco. Adesso svuotiamo queste valigie. Tomasz è andato a svuotare la sua in camera, poi lui deve correre a dormire perché è tardissimo, davvero, EasyJet sempre in ritardo. Queste valigie rigide sono un po' più difficoltose, io con il piede, sono un po' più difficoltose perché non si possono espandere come quelle morbide, quindi ho veramente schiacciato di tutto e di più il mio computer. Qui ho preso i trucchi H&M per fare un video make-up tutorial completo con i trucchi di H&M, e sono molto curiosa anche di vedere come sono, sinceramente. Ho trovato una linea che promette bene, ma non mi sbilancerò troppo. Ciao! E vabbè, quindi trucchi, anche questa volta sono riuscita a mettere tutto in questo piccolo, cioè piccolo, insomma, in questo beauty case di Benefit, che a me sembra piccolo, probabilmente per la maggior parte delle persone sarà sarà normale far stare tutti i trucchi in questo coso, però per me è sempre un grande traguardo. Ok, grazie che mi dai una mano, gatto Denver. Grazie, caro Denver. Svuotando tutto quanto, sono completamente al buio, ma sto anche preparando la colazione per domani mattina per Tomas, così quando si sveglia non deve appena mettersi a preparare la colazione. Siamo senza latte perché prima di partire non facciamo mai la spesa, e beh, neanche quando siamo a Trieste facciamo tanto la spesa, no, in realtà. Però appunto non abbiamo latte, non abbiamo praticamente nulla, il nostro frigo è letteralmente deserto, cioè non sto scherzando, non c'è proprio niente. Questo è quanto. Che cosa c'è? Che è una minestra di verdura, una scatoletta di tonno che probabilmente dovremmo buttare, e basta. Rimasugli di una pizza, di una miso soup. E sto preparando il tè caldo, ne ho preparato un sacco così se lo scalda ogni mattina Tomas. Poi gli preparo le tisane perché non mi piace il tè, cioè non vuole mai bere tè con teina, quindi abbiamo questo che sinceramente non so come si... Shipek, non so come tradurlo in italiano, troppo stanca quest'ora. Poi gli ho preparato gli Orosaiva con la marmellata alle fragole e quest'altra marmellata fatta in casa, però ce n'è ancora poca. E con il piatto e la tazza di The Blonde Amsterdam. Sì, e qui c'è scritto groom, sposo, infatti ce le hanno regalate per il nostro matrimonio, io ho la sposa e lui ha lo sposo, sono troppo belle. Ok, direi che ci siamo quasi qui e posso... Ciao gatto Denver! E posso già preparare il tè, basta inserirci le bustine. Gatto Denver sempre presente a dare una mano, perché lui sei sempre, tu sei sempre il protagonista dei miei video, solo tu! Sì, solo tu, sei tu, sempre tu, gatto patatino! Ok, tutto pronto, tè caldo. E qui ho lasciato Tomas, anche se si è un po' bagnato, ma comunque l'acqua si asciuga. E gli ho scritto in sloveno, per noi tre, noi parliamo sloveno solitamente: tanti auguri, mio cuoricino, ti amo. E poi ho fatto anche tutti i cuoricini.
Ok, Tomascio è andato a dormire, io adesso mi metto al montaggio di questo video, poi devo rispondere anche a diverse email, visto che questo weekend ho voluto rilassarmi e non stare al computer, adesso ovviamente tipo 20 email a cui rispondere, comunque anche se è molto tardi, sono contenta perché sono riuscita a convincere Tomascio, perché lui al lavoro può, l'importante è che faccia un tot di ore al giorno, quindi può andare in realtà a lavorare a qualunque ora vuole, per poi ovviamente recuperare nel pomeriggio, quindi sono riuscita a convincerlo di andare almeno un po' più tardi la mattina, così può dormire un po' di più e così non sarà stanco, anche perché appunto è il suo compleanno, quindi domani vorrei uscire, usciremo assieme nel pomeriggio, quindi si sceglierà, gli ho proposto così di andare nei negozi che gli piacciono di più, così si sceglie lui il suo regalo da parte mia e poi penso che mi porterà a cena, vedremo un po' come sarà domani. Peccato che sia un giorno feriale, quindi lavorativo, ma secondo me riusciamo comunque ad organizzare qualcosa di carino. E niente, sono stata molto molto felice di vedere The Mills e Vic. So che non avendoli filmato, Vic non l'avete visto, The Mills l'avete vista in una, praticamente in una scena. So che probabilmente appunto non avrete la sensazione che siamo stati tanto con loro, ma in realtà queste tre giornate piene è stato davvero bellissimissimissimo. Abbiamo trovato un tempo splendido, siamo andati al mercato del formaggio, che è una cosa molto molto popolare ad Alkmaar, abbiamo fatto tutto il giro del centro, c'erano tutti i mercatini e Tomas si è comprato, magari ve li farò vedere, non so dove li abbia messi adesso, si è comprato gli zoccoli di legno tipici olandesi con il signore che gli spiegava anche come usarli e poi quando sono usati che cosa fare, li usano come che ci diceva che la prima vita di uno ovviamente degli zoccoli è l'utilizzo ai piedi e poi la seconda vita, quando non sono più comodi da indossare, la seconda vita è diventare tipo un vaso e quindi riempirli di tulipani, riempirli di fiori, metterli in giardino. E poi si è comprato il cappello, quello appunto che sembra un po' da gondoliere, ma in realtà è il cappello dei ragazzi, appunto del tipico vestito olandese dei ragazzi che lavorano al formaggio eccetera, insomma da quanto ho capito sono vestiti tutti in bianco ed hanno questo cappello. Io conoscevo molto bene gli abiti tradizionali per le donne, ovviamente, ma non conoscevo quello degli uomini, quindi questo è quanto. No, è stato veramente un weekend lungo perché siamo arrivati giovedì sera, quindi è stato un weekend lungo bellissimo bellissimo, è stato super super rilassante in compagnia dei miei vecchi amici, mi manca molto molto, mi manca l'Olanda, mi mancano i Paesi Bassi tantissimo, mi manca De Mesa, mi sono tipo ustionata a questa parte, ma ovviamente non potrei mai mai stare senza Tomas, però mi manca davvero tanto 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 abitare lì. E quindi però è sempre bello poterci tornare e adesso spero che i prossimi siano loro a scendere da noi prossimamente. In realtà io mi vedo terribile ragazzi perché i capelli li ho lavati ieri e quindi anche se appunto profumano ancora di shampoo me li vedo sporchissimi. Io forse per me li laverei ogni giorno, ma il mio parrucchiere me lo vieta proprio. Molto me lo vieta in modo assoluto. Comunque, bando alle ciance, chiacchiero sempre tantissimo. Volevo assolutamente farvi complimenti perché non ho visto insulti, non ho visto aggressioni eccetera quando ho eletto l'ultima vincitrice del giveaway su Instagram, quindi sono molto 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 contenta. Sì, credo l'ultima vincitrice e lei non mi ha nemmeno detto di aver ricevuto insulti né nulla del genere, il che mi sorprende in modo positivo, quindi sono molto molto fiera di... Ovviamente so che il 90% di voi o il 99% di voi non si metteva comunque ad offendere sotto i commenti di Instagram, mi rendo conto, però sono contenta, insomma evidentemente il messaggio che volevo lanciare è passato, quindi sono contenta che nessuno abbia insultato, appunto... scritto brutte cose alla vincitrice, all'ultima vincitrice o le ultime due vincitrici, quindi
proud of you guys, sono molto fiera di voi. E niente, questo in realtà è tutto, so che anche questo è stato un vlog sconclusionato, ma quando siamo in viaggio è sempre un po' così. Spero che comunque vi possa piacere questo video, ho un sacco di nuovi video in arrivo, quindi da farvi questa settimana, quindi, e mi dispiace tanto perché la scorsa settimana, non so se ne ho parlato oggi, ma la scorsa settimana, stamattina, ho saltato il video del venerdì, che mi dispiace tantissimo, avevo un video pronto ma poi non me l'hanno approvato, quindi non ho potuto mandarlo online venerdì, ma comunque sappiate che mi dispiace, mi sento sempre tantissimo in colpa se non riesco a caricare dal lunedì al venerdì, come vi prometto, io sono... Sì, è sempre difficile per me se non riesco a mantenere una promessa, quindi, ma appunto sappiate che mi dispiace tanto. E niente, questo è quanto, io adesso vi mando un bacio grande, non so se sarà, quanto sarà lungo questo video, appunto, perdonatemi, mi dispiace sempre se vedo che i vlog non sono abbastanza lunghi o non hanno un sacco di contenuti, eccetera, quindi... Scusatemi, perdonatemi, prometto che recupero. E mi dispiace molto anche di non aver filmato tantissimo quando siamo stati ovviamente nei Paesi Bassi, ma come vi dicevo questa mattina, appunto, avevo proprio bisogno di lasciare computer, videocamera, cellulare e di non toccare schermi, di non stare lì, perché altrimenti io non riesco a staccarmi. E questo è forse un po' un altro consiglio che io potrei dare a... che spesso mi chiedete consigli, questo è un po' un altro consiglio che io potrei dare a chi sta iniziando, a chi comunque già lo fa per lavoro, ma consiglio ogni tanto proprio di staccare, non per stare lontano ovviamente dai propri follower, anzi se foste qui, se fossero vicini i follower sarebbe molto molto meglio, il problema è che appunto bisogna stare sempre su uno schermo, cellulare, computer, e quindi dopo un po' diventa un po' pesante, non solo psicologicamente ma proprio anche inizi tipo a vedere male, perché c'è ovviamente stando sempre su monitor, ma ogni tanto è giusto anche staccare, perché con il nostro lavoro è impossibile staccare, io non stacco mai letteralmente, il che mi rende felice, proprio questo è il problema, che quando lavori per te stesso e hai un sacco di soddisfazioni e ti piace un sacco quello che fai, non vuoi staccarti mai, però alla fine... devi, perché sennò ci rimetti di salute se passi 24 ore su 24 su un computer, quindi spero si riesca a capire quello che volevo dire, però ecco, mi dispiace di non aver filmato tanto in Olanda, però mi facevano tutti i complimenti perché riuscivo a stare senza videocamera, senza cellulare, il che per me è davvero dura, quindi... Niente, spero che vi piaccia questo video, vi ricordo sempre tantissimo che vi voglio bene, che leggo sempre tutti i vostri commenti e che non li do mai per scontati perché siete super importanti per me, quindi adesso mi emoziono, quindi smetto di blaterare, oh, c'è un po' di bora fuori, soffia la bora, e niente, questo è tutto, un bacio grandissimo, anche Tomas mi ha detto di salutare per lui, il fatto è che ovviamente doveva correre a nanna, quindi non sono andata lì appunto la videocamera, mi ha detto di salutarvi, quindi ragazzi e ragazze io vi auguro buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio, buona serata, non so in quale momento guarderete questo video, ma comunque vi mando un bacio grandissimo, un abbraccio forte 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 mia family, forte 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 ancora, e niente, a domani con un nuovo video, ciao.